Questa giornata è una giornata importante per il lavoro nostro e credo non soltanto dell'organizzazione sindacale della funzione pubblica CGIL, ma più complessivamente per quel movimento che in questi giorni, in queste ore, nelle prossime settimane, io credo debba trovare sempre maggiore linfa per cercare di dare una risposta ai tanti problemi che questa regione ha accumulato in 18 anni di governo di Roberto Formigoni e che oggi finalmente vede una prospettiva di cambiamento reale. I ringraziamenti quindi a tutti quanti hanno partecipato, a quanti hanno reso stimolante anche il dibattito, la discussione, sia i rappresentanti delle forze politiche, il candidato alla presidenza di Regione Lombardia Umberto Ambrosoli, ma anche ai rappresentanti delle associazioni datoriali sia di sanità privata che del terzo settore che hanno accettato il nostro invito e così come era nel nostro spirito hanno accettato di interloquire con noi senza infringimenti e anche, come dire, non negando quelle che sono le differenze nei rapporti che in questi anni abbiamo costruito. Noi abbiamo messo in piedi questo trittico, come si dice, di iniziative, cercando di stare dentro il percorso che la CGIL nazionale ha indicato a tutte le sue strutture, nella definizione di quello che definiamo il piano del lavoro che la CGIL propone al dibattito politico nazionale, in particolare per quanto ci riguarda in Regione Lombardia, perché nella costruzione anche di un programma alternativo di governo ai vari livelli si comincia a discutere, a mettere in discussione quelle che sono state fino ad ora, diciamo così, le linee guida, i principi fondamentali all'interno dei quali si è cercato di dare risposte che oramai abbiamo visto fare fallimento a tutti i livelli in ogni tipo di contesto nazionale che si è misurato con i temi della crisi negli ultimi 5 anni. Per quanto ci riguarda come organizzazione di categoria, abbiamo cercato di dare un contributo a livello nazionale, oggi qui con questo convegno a livello locale, a livello regionale, abbiamo cercato di dare un contributo alla definizione di quel piano del lavoro, individuando nel welfare, come abbiamo detto e come abbiamo scritto, non un elemento di costo insopportabile per la società e per il Paese, ma un elemento, una formidabile occasione di sviluppo e crescita, che è utile ovviamente a un piano, a un progetto di uscita dalla crisi che non fa i conti soltanto nella logica dei tagli lineari, ma appunto cercando di generare nuova e buona occupazione. E allora una riflessione che riguarda il sistema del Paese nel suo complesso, è per questo che abbiamo anche invitato 2 compagni sindacalisti della funzione pubblica della Campania e del Veneto, per cercare di comprendere assieme a loro su come realmente il welfare di un paese diventa lo strumento per generare nuova e buona occupazione, diventa appunto formidabile occasione di sviluppo e crescita, ma anche perché abbiamo bisogno di comprendere quanto di vero ci sia in tutto quello che in Lombardia è stato raccontato negli ultimi 17 anni a proposito del modello originale di welfare che, come dirò, ha generato meno posti di lavoro, meno soddisfazione dei bisogni di salute, ha negato i diritti di cittadinanza in questo paese e alla fine abbiamo scoperto anche dagli interventi che abbiamo ascoltato oggi di altri territori non essere così originali. È naturale per una società che cambia, lo diceva per ultimo Chiara Cremonesi, modificare gli strumenti del suo welfare. E io penso che un primo elemento di riflessione che almeno nel campo del centrosinistra bisogna affrontare in questi giorni è quello che fondamentalmente la crisi ha fatto venire a galla un problema che il Paese aveva prima della crisi. Il problema che aveva prima della crisi il nostro Paese è che la politica, le istituzioni non hanno saputo vedere per tempo come si modificava la società e quindi come era possibile, qual era il bisogno di aggiornamento di un sistema di Stato sociale che potesse rispettare quei principi fondamentali che la Costituzione attribuisce al nostro modello di welfare nazionale, che sono appunto quelli dell'universalità dei diritti, della solidarietà, della coesione sociale. Per dirla in una parola,
noi avevamo bisogno, ben prima della crisi, di affrontare il tema di quanto il nostro modello di welfare, alla luce della modificazione della stratificazione sociale, non fosse già più rispondente fino al 2007, non dopo il 2007 con l'avvento della crisi, a un bisogno di inclusione sociale, a un bisogno di riconoscimento dei diritti di cittadinanza che naturalmente si sono evoluti per un verso e per altri versi si sono diversificati. E allora io penso che grande tema della sinistra e del centro-sinistra non può che essere quello di ragionare intorno al fatto di come diventi forza di governo nel momento in cui anticipi i tempi e riesci a trasformare i bisogni delle persone in diritti di cittadinanza, sapendo che naturalmente la domanda cresce. In una società che evolve, cresce la domanda di servizi di welfare in termini quantitativi perché aumenta naturalmente la consapevolezza dei propri bisogni e dei propri diritti, e dall'altro lato cresce dal punto di vista qualitativo e quantitativo per il fatto che praticamente tu hai aperto, così come naturalmente deve essere, ad altre tipologie di abitanti di questo paese, diciamo così, le tue frontiere, le frontiere prima ancora che fisiche, quelle culturali, mentali, ideali. E in questo io concordo con Felice Romeo a proposito dei migranti, sapendo che i migranti hanno bisogno di trovare un paese non ostile, non soltanto quando si rapporta con il mondo del lavoro, ma anche quando si rapporta con un sistema di cittadinanza che include e fa diventare pari a quello di tutti quanti gli altri il bisogno anche mediato dalle proprie tradizioni, dalle proprie culture. E questo è un punto di criticità che noi avevamo nel nostro modello di welfare ancora prima della crisi. E il fatto che il centro-sinistra, la sinistra non abbia visto per tempo questa necessità di aggiornare gli strumenti di welfare, fermi restando i principi valoriali del welfare italiano, che sono invidiati nel mondo e che oggi dettano le linee guida delle politiche, per esempio negli Stati Uniti, fermi restando quelle scale valoriali, però tu avevi necessità già prima del 2008 di rivedere e di aggiornare i tuoi strumenti proprio per non perdere di vista l'universalità, la coesione, la solidarietà. E allora, per questo diciamo che il nostro welfare va aggiornato e non stravolto. E qui la preoccupazione rispetto alle dichiarazioni di Monti, perché vanno confermati i caratteri di universalità, di coesione e di solidarietà economica e sociale. Vanno aggiornati allora gli strumenti, perché questo sistema sia davvero inclusivo, facendo venire meno il principio di redistribuzione che era alla base del modello del nostro welfare, fai venire meno il principio fondamentale del sistema di welfare. E allora quando mettiamo in discussione il tema della sostenibilità delle risorse, facendo intravedere come unica prospettiva possibile quella di aprire il fronte a risorse esclusivamente private, anche attraverso il sistema del welfare integrativo, le polizze di sanità integrativa, poi con Luca Degani abbiamo una conoscenza oramai duratura negli anni, sappiamo che lui ha anche qualche idea non sempre non condivisa da noi, poi ha anche una sua capacità di porre le questioni in maniera provocatoria, però nell'utilità del dibattito che noi abbiamo ricercato oggi, ragionare intorno al fatto che se oggi tu ti poni il problema di reperire risorse private in cambio di cessione di sovranità nell'organizzazione del sistema di welfare, tu inevitabilmente fai venire meno il principio fondamentale, il carattere fondamentale del welfare che abbiamo conosciuto, che è innanzitutto fare redistribuzione della ricchezza nel paese e quindi rispondere, vorrei dirla così, al secondo comma dell'articolo 3, quello dell'eguaglianza sostanziale della nostra carta costituzionale. E però è del tutto evidente, per farla breve, che il tema delle risorse è un tema con il quale bisogna fare i conti, ed è per questo che anche noi ci stiamo interrogando per capire quanto per esempio il sistema lombardo è effettivamente scarsamente sostenibile in un sistema in cui cresce la domanda e quanto invece è diventato scarsamente sostenibile
per le risorse pubbliche che abbiamo a disposizione, banalmente perché parte di quelle risorse hanno seguito rivoli di illegalità, di inappropriatezza e di quant'altro. Allora a noi piacerebbe cominciare a discutere da qui, quando parliamo della sostenibilità del sistema lombardo. È così vero che noi non ce la facciamo con le risorse disponibili o che abbiamo necessità di ridurre la spesa pubblica in questi settori? Gli indicatori che noi abbiamo, quelli che sono universalmente riconosciuti, mi viene da dire, ci dicono il contrario. Noi abbiamo una spesa sanitaria, una spesa per i servizi di welfare che per quanto riguarda il rapporto con il prodotto interno lordo regionale è sicuramente tra i più bassi a livello europeo. Abbiamo probabilmente, questo sì, il tema di quanto spendiamo in sistema ospedaliero, quanto di questa spesa in sanità è viziato dal fatto che il 40% dell'offerta ospedaliera è oggi in mano incondizionata al soggetto erogatore privato, e quindi quanto la spesa che tu oggi hai in termini di inappropriatezza del sistema è dovuta ed è conseguenza figlia propria di un sistema che ha messo in piedi, per cui è il mercato che liberamente intercetta la domanda e il bisogno di salute dei cittadini, facendo venire meno la mediazione istituzionale, facendo venire meno quella che appunto anche qui molti interventi hanno definito la presa in carico da parte del soggetto pubblico. Se viene meno la presa in carico da parte del soggetto pubblico, non c'è dubbio che da parte dell'investitore privato c'è un orientamento della domanda che non sempre è orientamento alla domanda per opera, come dire, caritatevole da parte dell'investitore privato, ma sarà orientamento di una domanda secondo quelli che sono i principi di rimborso attraverso i DRG, attraverso il livello di remuneratività della prestazione richiesta piuttosto che quella che effettivamente è necessaria per rispondere al bisogno di salute. E allora è per questo che noi diciamo che bisogna che, a partire da Ambrosoli, alle forze del centro-sinistra che lo sostengono in Regione Lombardia, secondo noi è giunto il momento di cominciare a dire che il modello lombardo, che è stato emulato in tutte le regioni d'Italia, perché questo dimostrano le cose che vediamo nel Veneto, che vediamo in Piemonte, che vediamo in Campania, che la sola differenza non è una differenza di politiche, è una differenza di risorse disponibili. Ma il modello è lo stesso. Il modello con cui si trova ad avere a che fare Antonio Crispi in Campania è lo stesso modello lombardo, che lì viene mutuato avendo però un grave handicap, che per numero di abitanti e quindi per capacità di imposizione fiscale di quella regione, per numero di attività imprenditoriali realmente esistenti in quella regione, hanno una bella differenza con le risorse disponibili in Lombardia. E qui però si apre un tema, dico ad Ambrosoli, e il tema della legalità attraverso il sistema di welfare fa anche i conti con il fatto che, come dimostrano le tante inchieste della magistratura ma anche gli interventi delle commissioni parlamentari antimafia, non soltanto nazionali ma anche europee in Lombardia, è la criminalità organizzata va dove c'è il business. In Campania, dove Crispi ci dice che la maggior parte dell'offerta sanitaria privata è in mano ai poteri della Camorra, non possiamo dimenticare, lo ricordava Renato Loso all'inizio della nostra discussione stamattina, il caso del malaffare in sanità, per usare un eufemismo, nasce a Pavia quando si trova il direttore dell'ASL Chiriaco che, vogliamo usare anche qui un eufemismo, colluso con le cosche dell'Andrangheta. E lì non è che l'inchiesta magistratura ha detto che c'è stato un po' di distrazione nella gestione dei conti pubblici dell'ASL di Pavia. No, lì l'inchiesta dice cose ben precise. Dice che si sono gestiti appalti, si sono addirittura assegnati posti con procedure concorsuali non sempre brillanti dal punto di vista della trasparenza e della legalità, per cui addirittura abbiamo affidato appalti della sanità lombarda a soggetti inviati precisamente dalle cosche. Mi pare che al di là dell'arresto di Chiriaco, qualche giorno più tardi di quell'evento c'è stato addirittura un suicidio che richiama l'appartenenza alle cosche di 'Ndrangheta, che qui operavano e gestivano quote di
bilanci di sanità in Regione Lombardia. Allora, se questo è il modello lombardo, se questo è il welfare che ci ritroviamo, io penso che ha ragione Mattia Palazzi. Il tema per noi oggi non è la demonizzazione o meno del rapporto pubblico-privato oppure della presenza di investitori privati nel nostro mondo dei servizi di welfare, quanto la capacità che tu ti dai di poter intervenire a prevenire innanzitutto fenomeni di malaffare, di criminalità, di infiltrazioni mafiose, camorristiche, ndranghetista nella gestione della cosa pubblica, proprio per come diceva Renato Losio, per avere la rivoluzione del paese normale. E quindi come ti interroghi su come sia stato possibile tutto ciò in Lombardia? E noi nelle domande che ci siamo fatti in questi anni, in questi mesi, pensiamo che la risposta, cioè la capacità di infiltrazione, il fatto per cui le famiglie ndranghetiste hanno visto in Lombardia la possibilità di venire a fare affari, e non soltanto perché ci sono ingenti risorse da poter dividere, ma perché c'è anche un tessuto istituzionale che permette l'infiltrazione. E come è stato possibile questo? È stato possibile perché ti sei inventato da un lato un sistema di scatole cinesi a cui affidare la gestione di una serie di segmenti della filiera del welfare. Pensiamo per esempio all'edilizia nel campo della sanità, affidata a un soggetto esterno al mondo che può essere sotto controllo per esempio anche delle rappresentanze istituzionali del Consiglio regionale lombardo. Come hai messo fuori dal controllo democratico tutta un'altra serie di elementi, se pensiamo alle grandi società e agenzie che pullulano intorno all'insieme del, come dire, del mondo di Regione Lombardia. Quello non c'è dubbio che rappresenta un elemento di facilitazione dell'infiltrazione del malaffare. E allora io penso che la prima cosa che noi possiamo chiedere a un governo alternativo in Regione Lombardia sia quello di dire con chiarezza che cosa si intende fare nei tempi che si deciderà relativamente a quella teorema di agenzie, di società che sono state create ad arte per frammentare in modo da impedire il controllo democratico della spesa in sanità e nei servizi sociali. Poi abbiamo necessità quindi di riunire ciò che è stato diviso ad arte. Poi so che qui anche nelle forze del centro-sinistra si sta discutendo se l'assessorato alla famiglia lo teniamo così com'è oppure lo dobbiamo scomporre. Quello che a noi interessa qui oggi dire è che se vogliamo ridurre l'inappropriatezza nella spesa e se vogliamo lavorare perché riduciamo i costi impropri a partire dal fatto che vogliamo rafforzare il rapporto territorio, cittadini, istituzioni, perché è meglio fare prevenzione che curare, richiamando un vecchio slogan della 833, è del tutto evidente che noi abbiamo necessità di fare integrazione nella programmazione politica e quindi non è più sostenibile avere diviso la partita degli assessorati ricchi con la sanità dagli assessorati poveri con quello alla famiglia. E poi è del tutto evidente, per chiudere, che noi abbiamo un gran bisogno di recuperare il protagonismo civile e democratico in questa regione. Ora, noi abbiamo molto apprezzato la modalità con cui le forze di opposizione oggi in Consiglio regionale hanno cominciato ad approcciare tutto il mondo delle associazioni in Regione Lombardia nella costruzione dei rispettivi programmi, del programma del centro-sinistra. E noi la cosa che abbiamo detto laddove siamo andati, lo ribadiamo oggi, noi piacerebbe tanto che per esempio nel programma di governo alternativo al formigonismo lombardo ci possa essere scritto che il coinvolgimento della cittadinanza, dell'associazionismo democratico, del volontariato e anche del sindacato possa tornare ad essere una pratica normale, quotidiana, di confronto, perché siamo fortemente convinti che a partire dal lavoro e dalle professionalità che hanno garantito in questi anni le vere eccellenze di questa regione è possibile ricostruire un modello che stia appunto nel solco dell'universalità dei diritti. È con questo approccio che noi abbiamo voluto oggi chiamarci a questo confronto. Una battuta mi sia concessa relativamente al rapporto con le nostre associazioni datoriali. Guardate, qui bisogna far capirci. Noi nel contributo di categoria che diamo al documento nazionale della CGIL del piano del lavoro
diciamo, come dire, già da qualche mese la persona al centro. Dopodiché dico a tutti quanti noi che la persona al centro non conosce distinzioni, nel senso che non ci sono persone di serie A e di serie B. È persona quella che ha bisogno dei servizi, è persona quella che lavora perché quei servizi siano di qualità. E per noi parlare di contratto di filiera, contratto unico di settore, non fermiamoci sulle terminologie, significa che per noi il contratto collettivo nazionale di lavoro deve tornare ad essere lo strumento per garantire servizi di qualità per tutti i cittadini lombardi e italiani. E per fare questo è soltanto un modo, quello di non avere situazioni per le quali a parità di lavoro ci sono differenziazioni su diritti e su trattamenti. E allora è su questo che noi possiamo rilanciare un'alleanza forte tra lavoro e imprese, profit e no profit. Perché se l'impresa pensa alle scorciatoie sui contratti e anche sul costruirsi relazioni più favorevoli con questo o quel potere legislativo istituzionale, è il modo perché alla fine della giostra non si salvano le imprese, no. Con Felice Romeo abbiamo una lunga conoscenza, da anni ci siamo battuti come funzione pubblica CGL assieme alle centrali cooperative perché si potessero creare argini per evitare il massimo ribasso negli appalti e per evitare l'ingresso nei territori delle cooperative spurie. Io penso che a distanza di tanti anni, da quando abbiamo cominciato a parlarne, io e Felice Romeo, oggi la situazione è ben più pesante e ben più grave. Ma questo è quel darwinismo che a noi non piace, quello che seleziona e lascia sul mercato gli affaristi e quelli che incentivano il malaffare, spazzando via quelli che invece rivendicano il principio della cooperativa che noi conosciamo da tanti anni. Con questo io ringrazio tutti quanti voi per aver resistito fino ad ora, siamo riusciti pure a chiudere nei tempi che avevamo preannunciato. Grazie, arrivederci alla prossima.